Ma io una parola vorrei dirla in qualità di rappresentante delle istituzioni, di membro del governo, ai cittadini di Bagnoli, di Napoli e dell'intero Mezzogiorno. Che dopo 30 anni, se vediamo le ruspe, non dobbiamo celebrare alcun successo, dobbiamo dire soltanto scusate il ritardo. E io sono qui venuto a dire questo, scusate il ritardo. Ma è anche vero che gli anni, in particolare gli ultimi anni, come avete visto nel video, non sono passati invano. Quindi vorrei anche ringraziare il lavoro svolto da Invitalia, dal commissario e da tutte le istituzioni, come è stato ricordato dal sindaco e dalla regione. Vorrei ringraziarvi anche perché io non è la prima volta che vengo a Bagnoli, il 19 novembre abbiamo svolto qui una cabina di regia su Bagnoli e in quell'occasione si è ristabilito un clima di coesione, di collaborazione istituzionale senza il quale una sfida come Bagnoli davvero non si può non solo vincere ma nemmeno affrontare. Vorrei ringraziare appunto tutte le istituzioni per il lavoro che hanno fatto e che faranno, consapevole di alcuni punti che dobbiamo affrontare, nella consapevolezza del valore delle cose che vengono poste dal sindaco sulle clausole sociali, dalla regione sulla importanza strategica di Città della Scienza. Io vorrei che non ci sfuggisse nei prossimi giorni il fattore tempo. Quando sono arrivato a Bagnoli la prima volta mi è sembrato di entrare in una specie di carcere ambientale, un recinto, un muro intorno. Ci sono luoghi in cui passano gli anni ma sembra che non passino i giorni e non passino i minuti. Io vorrei che al Bagnoli la smettessimo di contare gli anni e cominciassimo nei prossimi tempi a contare i giorni, a contare i minuti, perché è nei giorni e nei minuti che dobbiamo vedere il processo di cambiamento all'interno dei luoghi e dobbiamo abbattere questo recinto, abbattere questo muro che ha separato e ha sottratto questo territorio alla città. Io sono molto convinto di questo, vedo che fuori ci sono delle manifestazioni di comitati che io incontrerò volentieri in una delegazione per ascoltare il loro punto di vista, che pure è servito a richiamare l'attenzione sull'importanza e su quello che accadeva in questo territorio. Non solo, il senso di questa grande operazione di rigenerazione di Bagnoli deve inserirsi in un processo più vasto. Aprire il recinto, abbattere il muro significa avere anche un'idea dello sviluppo intorno al recinto di Bagnoli. Su questo abbiamo già affrontato nella cabina di regia precedente l'idea di una programmazione il più possibile integrata anche per i collegamenti che porteranno a questo luogo. E il concorso di idee, il concorso internazionale di idee di cui ci parlava Alcuri, deve essere un grande momento di coinvolgimento della città. Noi dobbiamo aprire un confronto, dobbiamo sorvegliare e controllare i lavori e aprire un confronto sulla città. Due cose vorrei dire su questo. Sulle ruspe, sul lavoro delle ruspe. Anche il giro che abbiamo fatto prima non è stata una passerella, ma è stato un momento di incontro e anche, mi verrebbe dire, di lavoro, per essere consapevoli delle tecniche di avanguardia e di innovazione che si stanno utilizzando per la bonifica dei suoli e soprattutto per avere la garanzia di una cosa che è molto importante per i cittadini di Napoli e di questo territorio in particolare. Che queste tecniche di bonifica, in particolare quelle più all'avanguardia, consentiranno di minimizzare al massimo la movimentazione dei suoli. E questo è un tema cruciale, è cruciale per il lavoro, per i costi della bonifica, per l'efficacia della bonifica, ma è cruciale a mio avviso anche per il rigoroso rispetto, lo accennava il commissario, dei protocolli di legalità che sono siglati. Meno terra spostiamo, più sarà semplice, efficace, veloce il nostro lavoro e più riusciremo a garantire tempi certi e legalità. E poi le idee. Io penso che l'idea che Bagnoli si muova, che all'interno di Bagnoli si muovano le ruspe e che ci sia questo lavoro che abbiamo visto questa mattina, sia non solo un segno di giustizia nei confronti di questa città e di questo territorio, ma qui ci giochiamo una partita politica e istituzionale. Per questo io da ministro
subito ho provato a diciamo segnare una presenza su questo territorio, perché un pezzo della credibilità per tutte le politiche per il Sud noi la ricostruiamo anche qui. Sapete, molte volte quando uno annuncia i progetti per il Mezzogiorno, come vuole cambiare questa terra, gli viene sempre rinfacciato questo: ma Bagnoli se ne parla da 30 anni e non è mai successo niente. Ecco, noi da oggi possiamo dire non è vero, le cose sono successe, ci sono anche delle cose che funzionano anche in Campania. Io lo dico dal mio punto di vista, il grande progetto Pompei è stato uno delle cose su cui la Commissione Europea ha studiato anche le nostre politiche di coesione, e Bagnoli deve diventare un elemento di vanto, di orgoglio per il nostro territorio. Nel Green Deal, nel Green New Deal annunciato dalla Commissione Europea, c'è un'attenzione, anche grazie alla battaglia compiuta dell'Italia, sull'aspetto territoriale dello sviluppo e anche sul Mezzogiorno inevitabilmente. Noi su questo ci stiamo giocando una partita importante, perché il Sud sul tema della transizione ecologica, della rigenerazione urbana del nostro territorio, si gioca una partita importante. Su questi temi per una volta può non inseguire ma stare al passo dello sviluppo del resto del paese e anche del resto d'Europa. E quando si parla di coniugare con il Green Deal sviluppo e ambiente, lavoro e salute, noi pensiamo a luoghi come Taranto e pensiamo esattamente a luoghi come Bagnoli. Quindi da oggi parte un processo che ci vede tutti coinvolti, ognuno nelle sue responsabilità, ma è un momento non da celebrare, è un momento sul quale sarà misurata anche la nostra credibilità. Quindi grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie.